Passerei la parola alla dottoressa Rivetti, seguendo l'ordine della convocazione. Chiara, ci sei? Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Io sono medico ospedaliero, sono medico di pronto soccorso e in questi ultimi mesi sono rappresentante sindacale della NAO, che è un sindacato dei medici ospedalieri. Allora, il motivo per cui un sindacato degli ospedalieri sostiene, e devo dire il mio intervento magari è meno tecnico, ma sicuramente con grande, spero, con molto convincimento, sostiene questo progetto è perché l'efficienza degli ospedali è imprescindibile da quella del territorio e sono sicuramente, uniti in modo inevitabile. Dunque, credo che per capire quali siano le scelte politiche sia di un'organizzazione sindacale come quella che rappresento, sia della politica comunale, regionale che dovrebbe sostenere questo progetto, l'obiettivo che noi dobbiamo seguire è quello di fare la cosa giusta per il paziente e sicuramente per i pazienti. Questo progetto di riapertura del Maria Adelaide, inteso come riconversione del Maria Adelaide in Casa della Salute, è la cosa giusta e positiva. Perché da un punto di vista di chi lavora in ospedale è positiva? Perché gli accessi in ospedale possono essere ridotti e ottimizzati in ingresso. Si parla tanto di accessi impropri in pronto soccorso e di sovraffollamento per gli accessi impropri. Io devo ammettere che non ho mai condiviso questa definizione di accessi impropri perché i pazienti non accedono mai in modo improprio in ospedale, accedono perché hanno un bisogno di salute. E questo problema di salute probabilmente non trova risposte sul territorio, non trova risposte perché magari gli studi sono chiusi dei medici di famiglia, perché non hanno i soldi per andare nel privato, perché si sono spaventati, quindi arrivano in pronto soccorso che è quello che in quel momento può rispondere ai loro bisogni di salute. Quindi definirli impropri è sempre eccessivo. Probabilmente dobbiamo potenziare le risposte sul territorio e a quel punto si può pensare anche ad educare, a scegliere l'opzione giusta, ma l'opzione ci deve essere. Questa proposta di aprire delle case della salute con medici di famiglia e specialisti ambulatoriali aperti per un'ampie ore lungo il giorno potrebbero proprio rispondere a questi bisogni. L'altro motivo dell'accesso, che ridurrebbe comunque gli accessi in ospedale, è proprio la prevenzione, e la prevenzione si fa in due modi. Uno, riducendo le riacutizzazioni delle malattie croniche, cioè se le malattie croniche vengono prese in carico sul territorio, sicuramente si avranno minori rischi di peggioramento di riacutizzazione e poi proprio la prevenzione stessa delle malattie. Allora, su questo esistono numerose analisi che sono state fatte dal Servizio di Epidemiologia Territoriale piemontese, quello a guida di Geppo Costa, che da anni studia le diseguaglianze in salute sia nella regione ma soprattutto nella città di Torino. Ed è ormai evidente come si vive di più e meglio chi occupa un gradino sociale più alto. Quindi è indispensabile offrire delle risposte di salute migliori proprio nei posti dove invece la realtà sociale è maggiormente in difficoltà. Probabilmente aprire la Maria Adelaide come casa della salute darebbe delle risposte efficienti anche a chi ha più difficoltà. Vi faccio gli esempi di tre malattie solo per rendere magari più chiaro a chi non è un sanitario quello di cui sto parlando. Allora, lo scompenso cardiaco, che è una malattia molto diffusa soprattutto nei pazienti anziani, ha a Torino una sopravvivenza relativamente stabile nel tempo ed è stata una malattia che si è cercato di deospedalizzare, cioè di seguire proprio sul territorio i malati cronici. In questo caso le diseguaglianze sociali nella sopravvivenza, nell'esito della cura dello scompenso cardiaco si sono quasi azzerate, proprio a dimostrazione che la presa in carico sul territorio in qualche modo svolge un ruolo perequativo anche per fasce sociali.
Il diabete, viceversa, che è una malattia cronica che può dare adito a molte complicanze, può creare numerosi ricoveri, eccetera, è una di quelle malattie in cui per la quale si ammalano di più le persone che hanno una posizione sociale più bassa. E proprio in questo caso qua sarebbe indispensabile l'integrazione tra i medici di famiglia e lo specialista. Per questo la proposta della Casa di Salute, dove abbiamo medici di famiglia, ma con accanto degli specialisti, che possono essere il diabetologo, il cardiologo, lo pneumologo, eccetera, potrebbero in qualche modo prendersi carico di questi pazienti e seguire le cronicità in modo anche proprio da ridurre da migliorare gli esiti di tutti, ma in qualche modo anche di ridurre le differenze sociali. L'ultima è la patologia psichiatrica, che è la sofferenza mentale distribuita in modo profondamente diseguale tra le classi sociali. Anche in questo caso qua la presa in carico sul territorio potrebbe ridurre la diseguaglianza e migliorare gli esiti, anche perché le persone con delle psicosi muoiono dalle 10 alle 30 volte in più per altre malattie, per malattie respiratorie, di cuore, metaboliche, anche se in partenza soffrivano di malattie psichiatriche. Il motivo per cui quindi la Casa della Salute deve essere un'integrazione tra il sanitario e il sociale è anche per questo, quindi credo sia indispensabile sia il PUA, ma anche gli assistenti sociali, i mediatori culturali, il centro di salute mentale, il consultorio. Anche il consultorio è fondamentale, mi risulta che sia un quartiere o comunque i quartieri limitrofi sono quartieri con alto tasso di migrazione, soprattutto da paesi in via di sviluppo. In questi casi qua, per esempio, una delle criticità maggiori è il parto e gli esperti sono ormai unanimi nel definire i primi mesi di vita come fondamentali anche per la salute, futura della storia dell'adulto. Quindi come viene seguita una donna in gravidanza, se il bambino avrà un basso peso alla nascita, se la gravidanza è seguita bene, è una di quelle cose che è a carico del territorio e che probabilmente sarà fondamentale per migliorare l'assistenza del territorio e dei pazienti, di chi vi abita. In uscita è molto complicato decidere, sono d'accordo con il dottor Giustetto che diventa difficile decidere se organizzare l'ospedale Maria Adelaide con dei veri e propri letti di degenza, facendone un ospedale di comunità per i pazienti in via di dimissione, se è necessario o se si riuscirà a fare una riabilitazione. Quello certo è che in questo momento io non sto parlando del periodo Covid, ma di tutti i problemi che c'erano prima, che il Covid ha semplicemente evidenziato e dimostrato. I pazienti erano dimessi con estrema difficoltà dagli ospedali e dimettere un paziente dall'ospedale vuol semplicemente dire migliorare poi i suoi esiti di salute e la sua qualità di vita, perché lasciare un malato che non ha più bisogno di cure in ospedale, ma ha bisogno di assistenza, quindi diciamo non di cure acute, ma di cure croniche per la sua malattia cronica e ha bisogno di assistenza, non fa che poi peggiorare il suo stato di salute, perché potrebbe sviluppare infezioni ospedaliere, potrebbe sviluppare piaghe da decubito. Poi gli anziani in genere hanno degli episodi di confusione mentale che possono anche poi diventare definitivi, cioè l'ospedalizzazione porta a questo. Quindi la dimissione precoce è fondamentale, il miglior posto per i pazienti è la propria casa. Quindi l'assistenza domiciliare, che adesso è largamente carente, potrebbe davvero essere potenziata con questo tipo di organizzazione, anche perché e di recente approvazione la figura dell'infermiere di comunità, che quindi potrebbe in qualche modo prendersi anche a carico questi pazienti. Quindi io credo che la proposta, secondo noi, secondo NAO, sia una bellissima proposta che noi cercheremo di sostenere, perché è anche giusto che sia sostenuta magari da qualche ente come l'ordine o un'associazione sindacale ufficiale, proprio per far vedere che è da tanto tempo che si aspettava una proposta così, che è una proposta che arriva in qualche modo dalle persone che effettivamente hanno di questi bisogni. Ed è in un quartiere dove maggiori sono le problematiche e quindi dove migliore deve essere la risposta. Quindi assolutamente noi siamo assolutamente favorevoli.
Grazie mille, ma siete fantastici tra l'altro, dite delle cose interessantissime, dite delle cose utilissime, le dite nei tempi 10 minuti. Grazie, Chiara, sei stata fantastica e grazie di tutti questi suggerimenti di cui terremo conto.